Ciao ragazzi, bentornati sul canale. In questo video voglio parlarvi del mio ultimo marsupio, Maxpedition Proteus. Come sapete, io ho diversi prodotti della Maxpedition, non tutti mi piacciono molto, ma gran parte li trovo degli ottimi prodotti. Ma oggi voglio parlarvi di questo Proteus Maxpedition, un marsupio molto grande, ok, con diverse opzioni. Sicuramente non è un marsupio da utilizzo urbano giornaliero, diciamo, ma già un marsupio più indicato per attività outdoor o per impiego tattico militari sicuramente. Quello che mi è piaciuto di questo marsupio è la sua versatilità, nel senso che può essere portato in diversi modi, classicamente frontale, ok, oppure posteriormente, se per esempio portate solo lui dietro la schiena per una magari una breve uscita, una breve escursione, oppure può essere portato a tracolla in questo modo, o davanti, oppure ancora ha la possibilità di prendere le cinghie, essere inserite in questo modo all'interno. Vedete là le numerose parti in attacchi molle, qui c'è anche uno strap, vedete? Numerose parti in attacchi molli rendono sicuramente questo marsupio molto molto versatile, e portarlo così come fosse una valigetta, una borsetta. Ci si può portare ovviamente lo spazio alla vostra necessità e fantasia e discrezione, insomma. Altra cosa, può essere benissimo, diciamo, messo a supporto di altri zaini, ok? O frontalmente, ovviamente il volume aumenta, oppure molto più comodamente, soprattutto zaini che presentano delle cinghie inferiori. Adesso questo è carico di roba, però può essere anche, poi sta alla discrezione di ognuno decidere come piazzarlo, insomma, no? Quindi vado praticamente in questo modo a integrare il mio Maxpedition Typhon, che è un piccolo zaino molto versatile, ma con questo marsupio sotto va a diciamo aumentare il suo volume, aumentare la sua capienza e i suoi spazi. Adesso ve lo vado a far vedere più da vicino nel dettaglio. Eccoci ragazzi, allora andiamo a vedere un po' più nel dettaglio il Maxpedition Proteus, questo mio nuovo marsupio, un marsupio di grandi dimensioni. L'ho preso sia come integrazione ad altri zaini che ho Maxpedition per avere più capacità di volume, più spazio, sia come strumento per una breve escursione, un'escursione dove portare proprio lo stretto necessario, ok, di qualche ora, e che possa essere abbastanza capiente per portare le cose più essenziali e anche molto versatile. Ve lo faccio vedere. Ha questa parte qui che mi piace molto, che può essere usata sia per afferrarlo, e sotto ci si può, per esempio, una maglia leggera, una kefia, insomma qualsiasi cosa di indumenti comunque si può, di piccole dimensioni, si può mettere qua.
ma anche altro materiale, no? Messo in questa posizione può essere stretto con queste cinghie, ok? E lo aprite così. Allora, subito davanti abbiamo due posti per le penne, qualora uno ha bisogno di annotarsi qualcosa, una tasca frontale, una tasca grande superiore alla tasca principale, due tasche laterali, ok? È tutto circondato da attacchi molle. Anche sotto questa parte qui, togliendo le fasce, potete sfruttarla per attaccarci altre cose. Ovviamente considerate che più roba ci mettete, più il marsupio pesa. Se dovete portarlo alla vita, insomma, dovete un po' considerare, perché un po' il peso, se lo caricate a tappo tutta la sua massima capacità piena, ci attaccate le cose laterali, è un aspetto che un po' dovete considerare. Cordura 1000 denari, molto robusta. Vi faccio vedere, io adesso avevo anche altri zaini, quindi ho distribuito un po' le cose, ok? Vado a farvi vedere quello che ci ho messo io, un po' di corda. Per esempio in questo caso ci ho messo una benda israeliana per emergenza, un kit, un'altra pouch per emergenza, un BV bag, ok, escape plate per proprio situazioni di emergenza. Adesso questo è un esempio, se si fa un trekking, escursione, per evitare l'ipotermia, no? Un piccolo bivacco ultra leggero. C'è ancora spazio, perché qua dentro praticamente la tasca finisce qua, ma avete a ulteriore spazio, ci entra parecchia roba. Qui c'è anche una rete, ok? La tasca qui è un po' stretta rispetto a poi il volume che invece avete all'interno, ok? Nella parte frontale c'è anche altro spazio, io in questo caso ho messo il portafoglio, ma potete riempirlo con tutto il materiale che volete. Qui ci avevo anche inserito l'acciarino precedentemente, ok? Ovviamente poi uno se lo gestisce come meglio crede. Qui posto per due penne, ok? Le tasche laterali, qui ovviamente altro attacchi molle, moschettoni, eccetera. Qui per esempio le chiavi, ho il mio coltello, questo preso di recente da Thomas, passione per i coltelli, il Recon One con lama tanto, coltello che appunto su un marsupio tattico ci sta da Dio, robusto, affidabile, ma poi vi farò una recensione dedicata su questo. Da questo lato torcia, Olight Button 3, qui Victorinox, ok, Trailmaster, fischietto, bussola, ma vedete che lo spazio per metterci roba ce n'è ancora parecchio, ce n'è ancora parecchio. È un marsupio che devo dire che a me piace tanto. Ah, dimenticavo, qui dietro poi il resto spazio alla fantasia, insomma, dell'utilizzatore. Qui dietro, come vi dicevo, vedete già queste clip che vi permette il cinturone sia di portarlo all'interno che praticamente averlo libero fuori all'esterno. Ho visto gente riempirlo con borracce, bicchieri di metallo all'interno, insomma ci entra parecchia roba. Ovviamente vi dico, fate presente che più lo caricate e più avvertite il peso. A tracolla meglio, sulla vita insomma si avverte un po'. In ogni caso lo reputo è robustissimo, cordura 1000 denari, lo reputo un accessorio molto ben fatto, molto versatile, vista la sua versatilità nei tipi di trasporto, che sia la vita, che sia tracolla, attaccato a un altro zaino, preso da sopra. E ci si può inserire tutto, da un kit di emergenza all'occorrente per un'escursione veloce. Il prezzo siamo tra gli 80 e i 100 euro, qualche volta si trova anche in offerta a un prezzo più vantaggioso. Rispetto a certa concorrenza io devo dire che lo trovo superiore, vista la disposizione e tutto lo spazio organizzativo per allestire la strumentazione necessaria. Che dire ragazzi, questa è la mia recensione del Maxpedition Proteus
marsupio. Fatemi sapere cosa ne pensate, come sempre, e ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti, ciao!